Dopo avervi annunciato le nomination ed una dura lotta all'ultimo voto, la redazione di Spazio Games vi presenta i migliori esponenti di questa ricchissima stagione videoludica. Le categorie di candidati li conoscete già, vi lasciamo ai vincitori. La lotta con Uncharted 3 è stata serratissima, ma alla fine il Cavaliere Oscuro l'ha spuntata per pochissimi voti. Il vincitore è Batman Arkham City, lo splendido capolavoro di Rocksteady. Nonostante la concorrenza agguerrita di Modern Warfare 3 e Gears of War 3, alla fine la redazione ha scelto Battlefield 3 come il miglior sparatutto di quest'anno, e come vedrete non solo. Gentlemen, I give you the long fall boot. Think of it as a foot-based suit of armor for the portal device. Gli esponenti di questa categoria, forse poco mainstream ma non per questo poco apprezzata, non sono stati pochi. Tra il carinissimo Ilo Milo, il curioso Stacking ed il sempre divertente Professor Layton, alla fine la genialità di Valve l'ha spuntata ed il vincitore non poteva che essere Portal 2. Good work, Boots. Per quanto riguarda questa categoria, quasi non c'è stata battaglia, e il titolo scelto unanimemente è Shogun 2 Total War, il vastissimo e profondo strategico PC di The Creative Assembly. Battaglie 3D in tempo reale. Nonostante l'apprezzamento per titoli quali Rayman Origins e Trine 2, alla fine la versione portatile dedicata al nostro amico idraulico è stata scelta come migliore nel suo genere, almeno per quest'anno. Quest'anno si è rivelato foriero di grandi soddisfazioni per gli amanti dei giochi di guida, che tra arcade e simulazione hanno avuto di che godere grazie alle molteplici proposte di qualità. Gli altri nominati non hanno però potuto fare molto di fronte alla completezza e alla profondità della simulazione firmata Turn 10. Forza Motorsport 4 è il miglior racing di quest'anno. Anche questo genere sta vivendo un periodo molto buono, ed esponenti come la nuova serie BioWare o The Witcher 2 ne sono la testimonianza. Tuttavia, la maestosità del mondo Bethesda l'ha spuntata anche su Geralt, e Skyrim è il vincitore. Nonostante la cadenza annuale, alcuni franchise riescono costantemente a mantenere alto l'interesse. C'è tuttavia una serie che regna incontrastata e dopo aver cambiato faccia, FIFA 12 non poteva che meritarsi questo premio. Il genere dei picchiaduro, dopo essere stato confinato in un oblio per diversi anni, sta finalmente per fortuna tornando in voga e titoli validi come King of Fighters 13 e Mortal Kombat sono qui a dimostrarlo. Per pochissimi voti però, la spunta sui concorrenti l'eccentrico Marvel vs. Capcom 3. Besides, if not for the calamity, we wouldn't have this distillery. Si dice che il digital delivery sarà il futuro del nostro intrattenimento. Quello che sappiamo oggi è che sui vari store online per console e PC si celano moltissime chicche, tra le quali abbiamo scelto quasi unanimemente Bastion come il migliore di quest'anno. Non sarà più il genere più richiesto di successo, ma a dispetto di quanti lo diano ormai per morto, quello delle avventure grafiche continua a sfornare piccole perle degne di essere scoperte. Diversi gli esponenti, ma il ritorno della scrittrice di Gabriel Knight ha avuto la meglio, e Grey Matter si è aggiudicato il premio grazie al suo fascino. A volte pixel, poligoni e animazioni possono dar vita a personaggi carismatici almeno quanto attori reali. Quest'anno il miglior personaggio, quasi senza neanche doversi sforzare di combattere, è Joker, il nemico numero uno del Cavaliere Oscuro nel capolavoro Rocksteady, Batman Arkham City.
importante come una buona grafica se non di più, quest'anno si è deciso di premiare anche la colonna sonora. E nonostante le bellissime note che abbiamo potuto ascoltare in diversi titoli, la maestosa partitura di Batman Arkham City l'ha spuntata persino su The Elder Scrolls 5 Skyrim. Do you feel sad? Full of rage. Altra categoria nuova di quest'anno che vuole premiare il lavoro degli sviluppatori. Rocksteady l'ha spuntata sulla guerrita concorrenza e con un titolo splendido quanto quasi impeccabile nella programmazione come Batman Arkham City non avrebbe potuto essere altrimenti. I have powerful friends, Batman. All call for Mystic, we are mission launch. Repeat, we are mission launch. La componente online sta acquisendo sempre maggiore importanza e nonostante la presenza di titoli che hanno proposto idee un po' più originali, come Portal 2, alla fine la solidità e vastità del multiplayer di Battlefield 3 gli ha permesso di guadagnarsi questo ambito premio. Nonostante le doti del team polacco CD Projekt fossero già note, la qualità del maestoso The Witcher 2 Assassins of Kings ha sorpreso e convinto critica e pubblico, permettendogli di aggiudicarsi l'Oscar per la sorpresa di quest'anno. Fuck yeah, I'm back, baby. E scelto il più meritevole tra i titoli inattesi, passiamo a quello che ci ha deluso più di tutti. Dopo uno sviluppo tanto travagliato e frammentario, difficilmente avrebbe potuto essere diversamente, ma resta il fatto che con 15 anni di attesa, da Duke Nukem Forever ci saremmo aspettati molto di più. Se il 2011 è stato un anno molto ricco, sembra che il prossimo non ci deluderà. Tra i moltissimi titoli in via di sviluppo, il più atteso dalla redazione è il capitolo conclusivo della saga fantascientifica firmata BioWare, Mass Effect 3. Nonostante si dica sia una piattaforma destinata ad estinguersi, il PC continua per la sua strada, ospitando diversi titoli di spessore oltre alle consuete conversioni dei big per console. The Witcher 2 Assassins of Kings, per meriti tecnici, stilistici e squisitamente di gameplay puro, per non parlare dell'ottimo supporto post-lancio, si è aggiudicato il premio come miglior titolo PC. Forse non ha convinto quanto altri della serie, ma The Legend of Zelda Skyward Sword, grazie alla sua magia e alla piccola rivoluzione apportata alla saga, si è aggiudicato il premio come miglior titolo Wii, battendo anche lo splendido Xenoblade Chronicles. Ma Skyward Sword non è l'unico Zelda di quest'anno, e anche la versione portatile di Zelda Ocarina of Time, grazie all'immutata qualità del gioco ulteriormente valorizzata dall'ottimo remake, è stata scelta come miglior titolo portatile. Solo due le esclusive di quest'anno, ma di altissima qualità, tanto da permetter loro di elevarsi sopra i titoli multipiattaforma. E il miglior gioco per Xbox 360 di quest'anno è quasi all'unanimità Gears of War 3. Sebbene il parco di titoli Sony sia stato decisamente ricco e variegato, alla fine Uncharted 3 si è meritato il premio battendo tutti con un ampio margine. Gone. Just like that. Bastion è riuscito a distinguersi anche in questa categoria, grazie alle indubbie qualità. Un piccolo grande gioco da avere e gustare assolutamente. Batman Arkham City e Skyrim si sono dati battaglia fino all'ultimo voto, ma alla fine il Dove Kin l'ha spuntata, confermando come il titolo Bethesda sia riuscito a lasciare un'impronta indimenticabile in questa fine generazione.